Buon pomeriggio dalla piscina Nannini di Firenze, che è il campo neutro della Ravenantes Perugia. La palla sotto non arriva al nostro centrocampo. Da Arcangelo Salumi, tiro e c'è la parata del nostro portiere. Siamo in un momento di stasi della gara, ancora c'è l'attacco, la 5 per Civitavecchia, palla deviata. E c'è il gol temporaneamente, adesso c'è l'uomo in più per la squadra ospitante. Tiro è stato bloccato sul nascere dai, come dice Pagliarini, che nel frattempo è in panchina come allenatore, tanto Baffetti è ammalato. Il tiro è il gol. Carlucci, c'è il gol da fuori di Carlucci. È stata un'espulsione. Civitavecchia c'è l'uomo in più per il gol, posizione 6, ecco che arriva la palla a Romiti che guadagna l'ennesima espulsione, il tiro e il gol in più per il Civitavecchia. 1:50 adesso da giocare, 11 secondi con l'uomo in più. Tiro il gol. Posizione Romiti, riceve palla invece sulla fascia. Posizione, ecco Romiti che viene servito. Romiti, palla in mano e c'è rigore. Carlucci. Tiro il gol. 1-5. Tiro, così. Si chiude sull'1-5 la prima frazione di gioco. Perugia prova ad attaccare, il tiro diretto in porta. Una bella tap-in. Davide Romiti che va a siglare questo gol in superiorità numerica. Ancora 14 secondi di possesso palla, se non ci sono falli, prova a liberarsi del tiro, prova il gol in Palumbella. In questo momento al centro scende ancora un attaccante Civitavecchiese da posizione 1, c'è ancora un rigore. Precedenza al primo tempo ha segnato Civitavecchia con Carlucci e adesso Romiti piazza su il portiere e va a segnare il settimo gol. È uno, è libero il giocatore per scendere, nessuno lo va a chiudere. Traversa interna, quindi spettatori locali chiedevano il gol. Romiti, gol. È il rigore dato a favore del Perugia. La parata di Ferrentino. Gol del Civitavecchia da posizione 4. Luca Pagliarini, la sua posizione. Il tiro è stato fatto senza nessuna velleità. Civitavecchia 9. Perugia 2, espulsione a favore del Civitavecchia e il gol con l'uomo solo. Arriva Carlucci ed è lui che prova a scendere contro il portiere avversario e poi prova una palomba venuta fuori a metà. La palomba questa volta va bene da parte del solito. Fallo semplice e poi c'è il gol del Perugia. Posizione 5 libero il giocatore, però non
meglio darla dentro perché c'è il gol. Per Davide Romiti c'è ancora lo spazio per questo tepine, il secondo che lui fa. E riesce a far uscire il difensore Civitachiesa, adesso c'è che con l'uomo in meno per 20 secondi e c'è il gol, è il quinto. Finisce qui la terza frazione di gioco, Perugia 5, Civitavecchia 11, la squadra ospite poi c'è la rimonta, la prima di casa non va al tiro, la porta difesa da Sorrentino, 2-3 finte e il tiro alto sopra la traversa. A posizionarsi Romiti per guadagnarsi la discussione, tiro e gol di Luca Pagliarini. Viene richiamato un perugino in difesa a guardare Pagliarini che era rimasto lì. Tiro e ancora il gol dell'Umbria con Arcangeli, doppietta per lui, unità difensiva. Attacca ancora il Perugia con l'uomo in più. C'è il gol. La posizione 5 del numero 4. Peppe Vincente del numero 4. Sotto porta c'è sempre Favilli. Guarda che ancora gira da 1 a 5 e poi sotto il tapino di Romiti. Prova da posizione 1 a liberarsi, l'attaccante perugino trova il gol sul palo corto alle spalle di Sorrentino. Ecco che può ricevere il pallone e si prepara solo davanti al portiere. Resiste alla carica avversaria e va a segno Davide Romiti. Ovviamente un lusso per la Serie B, un lusso per il Civitavecchia. In più attacca la squadra umbra. Nulla di fatto il tiro, però la palla resta in attacco, ancora parata. Non rilevato dall'arbitro, un fallaccio che ha impedito la ripartenza. Ne approfitta Perugia e va a segno. Scegliersi la posizione migliore per andare a tirare, lo fa in questo momento anche il portiere. Che si oppone, per cui è il punteggio. Siamo al titolo di coda finale, cioè che mantiene a una giornata dal termine dell'andata il punteggio pieno, quindi siamo a quota 24 in classifica. Allora, dopo partita diciamo festoso, però il problema non è questo se festeggiare o meno, perché ancora la strada è lunghissima, si arriva al 18 di giugno per arrivare all'ultimo spareggio del playoff. Andando ragionando con calma, conquistato da tempo il primo posto, che verrà quantomeno mantenuto con 5 punti di vantaggio a una giornata al termine del giro d'andata. Parliamo delle cose del terreno. La partita come l'hai vista tu? Partita che poteva andare sicuramente meglio rispetto ai standard nostri, diciamo che puntavamo a un altro tipo di risultato, dovevamo venire qui e dominare la partita perché comunque vogliamo dare uno strappo e dimostrare a tutti che comunque noi ci stiamo e che vogliamo arrivare a un obiettivo quest'anno. Vabbè, quindi l'obiettivo non lo parliamo e siamo scaramantici, per adesso ci godiamo il primo posto ormai sicuro e arriva l'Alagno sabato prossimo, che è l'ultima squadra del girone 2 della Serie B. Alagno che è una squadra ligure, quindi sicuramente che darà fastidio. Come vedi tu questo impegno e soprattutto come riuscite a far mantenere l'attenzione ai giocatori? Vista? Ma guarda, noi io credo l'attenzione ci sia stata, oggi sicuramente credo che l'approccio è stato positivo, partita mai in discussione, ci abbiamo un po' il calo nella parte finale, però bicchiere mezzo piano, cioè che comunque finiamo con un 14-10, quindi una differenza di 4 gol, che credo che Perugia una differenza così l'abbia presa nonostante i punti, ma ha sempre giocato un po' tutte le partite fino alla fine.
sicuramente magari l'assenza di Aurelio sotto questo punto di vista cioè, è mancato qualcosa, perché poi magari io non ho contezza dei ragazzi, anche delle situazioni che si possono creare a livello di campo, quindi sicuramente sarebbe stato per noi un vantaggio ulteriore avere Aurelio qua e magari avere meno situazioni di calo. E ripeto, nonostante tutto abbiamo chiuso bene, un po' come sabato scorso che abbiamo chiuso 9-7, quando la partita sicuramente nell'arco di 4 tempi ha dimostrato cose diverse. D'accordo, ci vediamo sabato allora per quest'ultima d'andata. Sabato, sì. Già detto, grazie.